Amici e amiche dell'Arte Informazione, oggi vorrei nuovamente dedicare questo video ad una persona veramente speciale ed è una persona che si sacrifica moltissimo per gli altri e si fa notare per la sua generosità ed altruismo. Stiamo parlando di Salvatore Ranieri, il cantante della Solidarietà, il quale recentemente si è fatto promotore di una serie di donazioni, 4.000 mascherine donate alle forze dell'ordine in prefettura nei giorni scorsi, e diversi generi alimentari donati alla Caritas di Domodossola. Sentiamo a tale proposito quello che ci ha dichiarato il parroco Don Vincenzo Barone e lo stesso Salvatore Ranieri. Allora Don Vincenzo, contentissimo penso. Sì, sono felice e ringrazio davvero Salvatore di questo grande dono perché così possiamo far fronte a tutte le necessità delle nostre famiglie che si rivolgono alla Caritas per la borsa alimentare. E questo è un bel gesto, un bel dono e per cui davvero grazie di cuore, ecco, per aver donato alla Caritas, ecco, questi alimenti che sono certamente necessari. Grazie davvero ancora di cuore, Salvatore. Ripeto, non è un atto eroistico perché comunque alla fine è un gesto normale, forse perché ormai si fa da tanti anni, quindi nessuno è eroe, dovrebbe essere normalità fare queste cose. Infatti ogni tanto quando invito qualcuno a farle per la prima volta si sentono un po' degli angeli perché non l'hanno mai fatto, quindi io ormai sono tantissimi anni, quindi è normalità, far del bene deve essere normalità, ecco. Quindi per me è una cosa normale questa tappa di oggi. Salvatore, i programmi futuri so che è imminente un'uscita sulle reti Mediaset. Sì, dal 7 febbraio al 13 febbraio saremo su canale 5 Italia 1 Rete 4 tutti i giorni con lo spot sociale per il superamento delle barriere architettoniche a livello nazionale, quindi la gente ci vedrà in televisione con questo spot dedicato soprattutto ai disabili. Ecco, e come facciamo per concludere? Di solito ogni anno a marzo festeggi, l'anno scorso si è potuto fare poco, eravamo in previgilia lockdown e forse quest'anno non usciremo. Il miglior gesto è quello di continuare a svolgere la propria attività. Sì, diciamo che abbiamo un programma anche il libro, un libro dove raccontiamo la storia di altre persone che abbiamo toccato con mano, perché girando l'Italia si conoscono tantissime realtà sociali, tantissime famiglie, tantissime storie, e quindi cercheremo in questo libro di raccontare le storie di altre persone. Il cantante della Solidarietà scrive il libro, ma su altre persone, non su se stesso. Perché l'ultimo libro che abbiamo fatto è stato un successo, Raccontarmi e raccontarvi, e quindi cerchiamo sempre di portare avanti questa storia che ormai sono 23 anni. Va bene, grazie Salvatore, grazie Don Vincenzo e Grazie a adesso voi. ci sembrava giusto dedicare questo video anche a questi gesti, anche perché purtroppo il coronavirus sta mettendo veramente in ginocchio molte famiglie isolane. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Cosa pensate soprattutto di Salvatore Ranieri? Fatelo sui soliti canali dell'Arte Informazione, su Facebook, su Twitter. O sul canale YouTube. A domani con un altro video dove continueremo però a parlare anche di problemi amministrativi di Domodossola e dell'ossola in generale. A domani.